Nel video di oggi voglio parlarvi di tre idee sbagliate che ci vengono insegnate magari dai nostri genitori, ci vengono dette dagli amici, a scuola anche, insomma, tre idee o tre concetti, chiamiamoli anche così, che poi ci portiamo dietro nel corso della vita e queste idee non ci portano proprio da nessuna parte, ci fanno solo fallire, ci creano solo dei problemi. Vediamo quali sono. Prima di vedere quali sono questi concetti, vi ricordo che all'inizio dell'anno nuovo esce il mio corso gratuito di trading online qui sul mio canale YouTube. Quindi, se siete interessati al trading online e non ne sapete niente, o già fate trading online ma volete magari perfezionare alcune cose, corso di trading online per chi parte da zero qui sul canale YouTube. Non perdetelo, il primo video dell'anno nuovo. Tornando alle nostre idee sbagliate, adesso vediamo qual è la prima. La prima che ci dicono è quella di aspettare il momento perfetto. Devi avere il momento perfetto. Magari vi è mai capitato, proponete un'idea, magari vorrei aprire il mio baretto, vorrei aprire la mia attività, ma non è il momento giusto, sai, adesso stanno alzando i tassi di interesse, non è il momento giusto. Vabbè, allora magari, sai, aspetto. Ma sai, appena ho finito la scuola, non è il momento giusto perché appena finito la scuola magari voglio farlo più avanti. Ma ti sei appena sposato, non è mica il momento giusto, hai appena avuto un figlio, il tuo figlio è appena andato all'università, aspetta ancora un po', tac, la pensione, 70 anni e hai combinato niente. Cosa voglio dire? Voglio dire che il momento perfetto non c'è mai. Quando vuoi fare qualcosa, falla, parti, anche così, un po' come viene. Esempio, vuoi fare video su YouTube? Parti, io sono fatto così, sono partito, ho fatto il primo video su YouTube, se lo andate a vedere fa schifo. Però l'ho fatto, sono partito da lì, poi pian piano lo miglioro e ancora i miei video su YouTube non sono perfetti perché metto Mario qua dietro, vi dico la verità, mi fa un po' schifo come set, però per il momento c'è questo, non è che posso smontare l'ufficio. Quindi per il momento va così, poi dopo si perfeziona pian piano, però è un miglioramento continuo e ci vuole tempo. Io ci ho messo oltre 200 video a migliorare il mio canale YouTube e adesso avere comunque un set abbastanza bellino, essere più bravo con la telecamera, ma bisogna perfezionarsi pian piano. Se non parti, non arriverà mai il momento perfetto. E questo momento perfetto, più lo aspetti, più ti crea immobilismo perché stai lì, aspetto, 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 e poi la vita finisce perché le opportunità ti passano sempre davanti. Sei tu che magari aspetti e non riesci a prenderla. Poi a un certo punto i treni sono passati tutti e rimani lì come un pero. Quindi basta aspettare il momento perfetto, partire e provare. Poi, se la cosa è valida, vedrai che la migliorerai pian piano. La perfezione non esiste. E poi aggiungo un'altra cosa sul discorso della perfezione. Andare sempre a cercare la perfezione in ogni cosa, la cosa perfetta, e scrivere la frase perfetta, fare il contenuto perfetto. Non ci riuscirai mai, perché ci sarà sempre qualcuno a cui non andrà bene. Per quanto tu ti impegni e vai a crearti delle manie, dei problemi su quello che stai facendo per perfezionarlo, è meglio una cosa fatta un po' come viene, ma fatta, che una cosa perfetta che non viene mai fuori. Secondo concetto sbagliato che ci viene messo in testa, e questa qui la colpa è di tutte le autobiografie di grandi imprenditori, di grandi geni, eccetera, è quello di voler inventare. Si pensa sempre che sia necessario inventare qualcosa di nuovo, creare qualcosa di nuovo partendo da zero. Ma la realtà è che se ci pensiamo bene, le cose nuove, le invenzioni non esistono. È sempre un copiare il vecchio e migliorarlo. Pensiamo ad Amazon. Amazon, l'azienda probabilmente più grande del mondo, non è che si è inventato qualcosa di nuovo. Ha semplicemente preso il negozio che già esisteva e l'ha messo online. Ha migliorato il negozio. Apple non è che si è inventata i cellulari, li ha migliorati. Meta non è che si è inventata i social, esistevano già, li ha migliorati. È una questione di miglioramento. Pensiamo alla prima auto. Quello che ha inventato la prima auto non è che se l'ha inventata da zero, non è che si è inventato perfino la ruota. La ruota già esisteva. Ha solo messo le ruote lì, esisteva già il carro, ha migliorato un carro, ci ha messo un po' di meccanica dentro e è partita la macchina. Ed è un miglioramento continuo. Quindi, quando si ha un'idea, dire ah, però questa l'hanno già pensata, però sembra che copio quell'altro. Sì, è così, ragazzi, cioè è sempre uno copiare qualcuno e poi dopo migliorare mentre lo si copia. Non è che ci vengono in mente le cose così.
No? Non esiste il nuovo, è sempre una questione di miglioramento. Quindi quando hai un'idea e dici, vorrei aprire la mia attività, vorrei aprire il mio ristorante, però sembra che copio quello dall'altra parte della strada. Ah, grazie, è un ristorante, tutti i ristoranti più o meno in linea di massima si assomigliano. Poi dopo che tu mi vendi un prodotto, ne vendi un altro, c'è sempre qualcuno poi che pian piano ti somiglia. L'importante è migliorare nel corso del tempo, altrimenti anche qui a forza di pensare devo inventare qualcosa, inventare qualcosa, inventare qualcosa, questa cosa nuova, incredibile, non ti viene mai niente in mente e alla fine non combini nulla. Quindi quello che voglio dire è copiare non è sbagliato. Le persone intelligenti, i geni, i grandi imprenditori hanno sempre tutti copiato, perché copiare è giusto, copiare permette di imparare dagli altri e migliorare. Terza idea sbagliata che ci viene messa in testa, soprattutto negli ultimi tempi, guardando qualche guru sui social, è il tutto e subito. Si pensa che bisogna avere tutto e subito, immediatamente. Questa cosa ci viene messa in testa molto sui social, no? Perché magari si vede quel ragazzo che ha la nostra età, che ha la Lamborghini, che va in giro, oppure si vede quell'altro che ha guadagnato chissà quanti soldi comprando una criptovaluta particolare che gli è esplosa e ha guadagnato tantissimo, no? E allora si vede, ah, ma guarda, sono indietro rispetto agli altri, allora devo avere tutto e subito. No, le cose belle vengono costruite nel tempo e ci vuole pazienza, e questa è la cosa che manca tanto, è la pazienza, no? Perché adesso serve tutto e subito, guardate solo anche i reel, il TikTok lì come vanno giù veloci, no? Tutto e subito, tac, sempre, sempre, e ci diamo delle dosi di dopamina che non finiscono più. Però in realtà le cose belle, le cose grandi, quelle che rimangono, vengono create nel corso del tempo e serve pazienza. Che pazienza? È un concetto che difficilmente si capisce perché viene confusa la pazienza con l'immobilismo, cioè se uno è paziente è lì che sta fermo, aspetta, così fa niente. In realtà la pazienza non è quella, la pazienza è un mix di costanza, perseveranza e tolleranza. Questa è la pazienza, è l'insieme di queste cose che messe insieme fanno una persona paziente, perché è in grado di superare i momenti difficili, accettare le avversità, superare queste avversità che si presentano e continuare per la sua strada, è così che un lavoro viene creato bene ed è duraturo nel corso del tempo. Queste, a mio parere, sono quindi tre idee, tre concetti che sono sbagliati e che ci vengono messi in testa, magari da familiari, amici, insegnanti, insomma da chiunque. Cerchiamo di ragionare con la nostra testa e di capire che aspettare il momento perfetto è una cosa sbagliata, il momento perfetto è ora. Voler inventare qualcosa di nuovo, troppo innovativo, partendo da zero, è impossibile, perché l'uomo, da quando è uomo, ha sempre copiato, messo insieme, noi siamo in grado di copiare e migliorare, quello sappiamo fare. E infine, il tutto e subito non esiste, il tutto e subito dà un piacere breve e non duraturo nel corso del tempo. Serve la pazienza e capire che pazienza, aspettare, non significa immobilismo, significa perseveranza e tolleranza di un momento difficile. Detto questo, io vi ringrazio per la visualizzazione, spero che il video vi sia stato utile e che vi abbia dato qualche bello spunto per il nuovo anno. Io vi ringrazio per la visualizzazione come sempre, se il video vi è stato utile come sempre un bel like di supporto e noi ci vediamo nei prossimi contenuti sempre qui sul canale.